il presente un tempo sospeso. È una mostra che abbiamo già presentato la scorsa estate al Goleto, a Sant'Angelo dei Lombardi. Questa mostra, diciamo, è nata soprattutto perché c'è stato tutto un periodo di fermo, chiaramente col lockdown, con le chiusure, e noi come artisti, ma soprattutto come amici, avevamo l'esigenza di mostrare le nostre opere, sia quelle che appartengono al nostro passato, a quello che è stato, diciamo, quindi in qualche modo ci sono opere abbastanza datate, e sia le nostre ultime opere, le opere nuove, però fatte in solitudine in qualche modo, perché appunto sono state fatte nel periodo che non si potevano né esporre e c'era solamente uno scambio, insomma, Tra di verbale un po' noi. tra di noi, insomma. Diciamo che tra le opere mie datate, appunto, c'è l'inchiodata. Spesso la condizione della donna, soprattutto nelle nostre zone interne, soprattutto donne che appunto hanno avuto un passato abbastanza complicato, era riproporre anche una condizione della donna in qualche modo nel nostro territorio. Perché considerate, io appunto ho 56 anni, sono una di quelle signore che sono prima del terremoto, quindi con una condizione abbastanza particolare proprio nella storia dell'Irpinia. Considerate che l'Irpinia è stato un territorio dove spesso le donne restavano sole e quindi si sentivano anche molto sole ed erano appunto quelle che dovevano fare da madre, da padre ai figli, perché ovviamente i loro compagni, i loro mariti erano emigrati. E quindi diciamo, un po' c'è questo legame proprio con quello che è stata la storia del nostro territorio e un po' c'era la mia storia personale, perché probabilmente ritornata in Irpinia mi sentivo con la voglia di fare molto di più, però purtroppo tante situazioni legate anche proprio a una condizione di non avere dei mezzi mi faceva, insomma, sentire abbastanza bloccata, perché purtroppo essere donna, lavorare in un settore così artistico e diciamo probabilmente proprio come scultrice non era semplice e non lo è nemmeno adesso secondo me, perché appunto le infrastrutture non è che abbiamo molte infrastrutture, non abbiamo molto, insomma, che ci dà la libertà. Fortunatamente abbiamo le famiglie dietro e quindi spesso anche nelle altre opere ci sono personaggi che mi hanno seguito e che mi hanno accompagnato, che sono proprio personaggi della mia famiglia. Quindi questo legame forte che c'è con la mia famiglia lo rivediamo un po' nelle opere. Sì, infatti ho portato avanti il laboratorio di quello che era di falegnameria di tradizione di mio padre e ho sostituito con la progettazione e la realizzazione di mobili su misura più di 10 anni fa. Insieme a questo, poi è nata così una passione per la scultura, per le cose tridimensionali, per quello che è in contrapposizione a ciò che giornalmente si fa, cioè una progettazione diciamo vitruviana, quindi con orizzontali, verticali molto precise. Invece nella scultura, come potete ben vedere, mi occupo di altre proprio forme e di altre linee, a partire da quelle che sono le forme più o meno classiche, geometriche, che sono la sfera e il cubo, il parallelepipedo. Poi così, con degli attrezzi manuali, anche meccanici, ma non di grandi dimensioni, vado a scavare, portare fuori quello che è la venatura, che è in questo caso il rigato, in altri tipi di legni il fiammato, per portare avanti poi e far venire fuori un discorso di, ripeto, di linee non perpendicolari né tantomeno verticali. In effetti questi sono dei lavori che ho iniziato qualche anno fa, grazie anche alla spinta del preside Mario Guarini e la conoscenza e l'avermi anche spronato Ettore De Concilis. Quindi io sono partito dalle sfere che sono praticamente un omaggio quasi al preside Guarini per arrivare a delle forme un po' più spinte e ultimamente diciamo anche delle forme un po' più figurative, sempre sperimentando una forma molto leggera, non
figurativo, ma non più di tanto, e portando avanti il discorso di figure che sono così, come Organa, che è l'ultima insieme a Balia del Vento, che diciamo vanno incontro e vogliono accompagnarci verso un futuro che, fra l'altro, in questo momento storico non sappiamo nemmeno dove è diretto, né tantomeno dove riusciamo a parare determinate situazioni catastrofiche di questo momento in particolare.